Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un altro video di cucina. Oggi porteremo un secondo, visto che la settimana scorsa abbiamo provato un primo, mi sembrava giusto portare un secondo e quindi vi spiegherò man mano cosa sarà questo secondo, in cosa consiste questo secondo. Avete bisogno di un insalatiere, come volete, comunque sia non tanto piccolo perché dovete un attimino amalgamare diversi componenti. La base dei componenti, la base di questo piatto è della carne trita. Esattamente 600 grammi. Versiamo sulla nostra sul nostro insalatiere. Io opto sempre per una carne mista. Questo perché? Perché comunque credo che manzo più maiale sia un attimino più saporita. Ma usate la carne macinata che più vi aggrada. Se vi piacciono i sapori un po' più delicati, magari non comprate quella col maiale perché risulta un attimino un po' più forte. Assieme alla carne aggiungiamo 4 uova, una manciata di grana o di parmigiano. Anche qua io metto, diciamo, abbondo perché amo il sapore del grana padano o del parmigiano o del formaggio. Comunque potete usare anche del formaggio stagionato. Aggiungete del prezzemolo tritato, volendo, se più preferite, un trito di prezzemolo e aglio. Io non metto l'aglio perché non digerendolo, quindi preferisco evitarlo. Iniziate ad amalgamare questi ingredienti. Si devono unire per bene. So che fa un po' di senso, ma va fatto. Potete anche aiutarvi con una forchetta, in realtà. Io uso le mani perché mi rendo conto, diciamo, di più se ci sono dei pezzettoni che vanno, diciamo, divisi dalla carne, in modo che l'uovo possa entrare bene dappertutto. E in ultimo poi comunque mischiate per bene. Aggiungete anche un bel pizzico di sale. Fate il conto che della carne che c'è e anche del fatto che ci sia l'uovo, visto che l'uovo tende a rendere sciapo gli altri ingredienti. Mischiate per bene. Una volta che avete un composto abbastanza amalgamato, senza grumi, della carne, ci mettete dentro del pan grattato. Allora, io non va, anche qua vado a occhio, dipende. Una volta che avete un prodotto sodo che si può maneggiare, diciamo, senza avere la colla che sia appiccicoso, è pronto. Quindi io lo aggiungo a piccole tranche. Amalgamate, andate sempre da sotto a sopra in modo da poter amalgamare per bene tutti i contenuti, tutti gli ingredienti in maniera uniforme. Aggiungiamo pan grattato. Dovete fare praticamente una sorta di impasto, come se state impastando della pasta, oppure la pasta della pizza, del pane. Ci vuole un po' di olio di gomito. Allora, è quasi pronto, ma ha bisogno di un'ulteriore aggiunta di pan grattato. E continuiamo ad amalgamare. Vedete che sta diventando sempre più un unico composto. Quando vedete che comunque è bello sodo, fate un bel polpettone. Tra l'altro, in futuro, se vorrete, porterò anche la ricetta del mio polpettone, che sì, è una bomba, però è veramente buono. Diciamo che la base è sempre questa, ci aggiungo, diciamo, degli ingredienti in un secondo momento, che poi comunque vedrete quando caricherò il video. Se vi fa piacere, scrivetemelo nei commenti e ve lo porto. Allora, io direi che è ancora un po' umido, faccio un altro giro di pan grattato, ultimo. Non seccatelo troppo, perché poi risulteranno stopposi anche le polpette. Quindi, comunque, deve rimanere un po' umido. Direi che andare, perché vedete è bello compatto. Ho bisogno di lavarmi le mani. Allora, questo po' di pane grattato che rimane ci servirà adesso per fare le polpette. Vi spiegherò come, quindi lo lasciamo qua. Per la preparazione io mi do un aiuto con la carta da forno. La stendete in un piano e iniziamo a fare le polpette. Prendiamo delle porzioni, diciamo che c'è chi le fa più grandi, c'è chi le fa più piccole. Cuore di pensiero, quindi non mi dispiacciono né quelle tanto grandi né quelle tanto piccole, cioè tanto piccole, quelle medie, diciamo. Quindi la dimensione è questa, all'incirca quanto sarà un 3 cm di diametro. Ma ripeto, se volete fare più piccole o più grandi, liberissimi di farlo, non è un problema. Una volta creata la sfera, la passiamo nel pan grattato in modo da sigillare il tutto. E questo è il risultato. Non so se lo vedete. Mettiamo una dopo l'altra le polpette nella carta forno.
Allora ragazzi, in tutto sono venute 38 polpette, quindi diciamo abbastanza per direi anche un 4 persone, diciamo, dipende un po' da quanto mangiate, io ne mangio veramente tante, quindi questo qui sarebbe per 3 persone, diciamo, per me. Però un 3-4 persone mangiano sicuramente. Adesso mi lavo le mani che sono pieno di carne macinata e adesso vi farò vedere come queste polpette verranno cotte. Oggi non vi farò soltanto una sola ricetta, ma vi farò vedere diversi modi per cucinare. Il primo modo, neanche ve lo faccio vedere, che è fritte. Voi prendete le polpette, nell'olio caldo le immergete un qualche minuto e tirate fuori e sono già pronte da mangiare. Noi faremo un'altra ricetta, anzi altre due ricette ho in mente. Adesso vi farò vedere. Andiamo a cucinare. La base di queste due ricette è la stessa, un bel soffritto di cipolle o come sempre lo scalogno per me perché, come vi dico sempre, non digerisco la cipolla. Tagliatelo pure grossolanamente perché tanto poi andrà tritato lui. Allora, una volta preparato il trito, lo teniamo da parte. Come sempre, padellina 1 e padellina 2. Filo d'olio in 1, filo d'olio in 2. Facciamo andare media potenza e mettiamo una parte in una e una parte nell'altra. Ok, facciamo rosolare per qualche minuto. Una volta che appassisce leggermente, mettiamo le polpette. Io ne ho lasciate metà per uno, che sono 16, mentre le altre, cioè 13, scusate, lasciate rosolare, mentre le rimanenti andranno per la frittura, come vi dicevo prima. Fate dorare le polpette adesso per qualche istante. Se vedete che il pane grattugiato assorbe troppo l'olio, ne versate un altro po'. Perché capita che comunque il pan grattugiato assorba un po' il. Lasciate dorare ancora per un po'. In uno aggiungiamo un 330 grammi di passato di ciliegino Agromonte Sicilia. Il resto del contenuto aggiungete un cicinin di acqua e versate. Per quanto riguarda le prime polpette, quelle col sugo, le possiamo lasciare tipo a cuocere un 40 minuti, anche un'ora. Più cuoce, più il sugo prenderà il sapore delle polpette, più sarà buono anche il sugo. Quindi se avete tempo, fatelo cuocere il più possibile, altrimenti un 40-45 minuti può andare bene. Fuoco medio e coperto con un coperchio. Queste le lasciamo ancora un po' dorare, devono fare la crosticina. Una volta che fanno la crosticina. Ok, una volta dorate, in questo aggiungeremo un bicchiere pieno di birra. In questo caso, Ichnusa della Sardegna. Giochi casa. Adesso aumentiamo il fuoco e lasciamo come sempre far evaporare tutto l'alcol. Una volta evaporato l'alcol, potremo far cuocere con il coperchio per all'incirca un quarto d'ora buono. Poi ritorniamo a vedere. Se comunque hanno bisogno di cottura, la prolunghiamo leggermente perché poi in base alla grandezza delle polpette cambia molto.
c'è ancora un altro po' di... Ricordiamoci che il sugo ogni tanto diamogli una mescolata in modo da poter far cuocere entrambi i lati delle polpette, cioè entrambi i lati, tutte le parti, diciamo, le parti delle polpette, in modo che ci sia una cottura uniforme. Stessa cosa qua. Ogni tanto date un occhio e quando vedete che comunque la birra magari diminuisce, potete aggiungerne ancora un altro po'. Lasciare aperto sempre il coperchio, fate evaporare l'alcol e poi una volta evaporato l'alcol richiudete. Se avete bisogno ancora un po' di liquido, potete aggiungere o del brodo vegetale o anche dell'acqua. Comunque basta leggermente un po' di acqua che tanto poi evaporerà e avremo la nostra cremina, diciamo. Queste all'incirca un 10 minuti, un quarto d'ora comunque sono pronte, quindi cottura anche abbastanza veloce. Allora, ok, queste possono andare. Lasciamo cuocere anche queste col coperchio un quarto d'ora circa e sono pronte da mangiare. Nel mentre, cin. Allora, in questo caso io ho aggiunto un altro po' di birra, ragazzi. Questo perché? Perché si stava troppo addensando e rischiavamo di bruciare un po' il tutto. Una volta che si aggiunge comunque la seconda tranche di birra o comunque acqua, potete aggiungere anche acqua. Se non volete, se vi dà fastidio magari il sapore forte della birra, potete fare un solo bicchiere pieno di birra e poi una volta che evaporerà l'alcol e si diminuirà, diciamo, il sughetto, potrete anche aggiungere soltanto dell'acqua. Comunque, quando manca un 5 minuti alla fine della cottura, aggiungiamo il sale, ragazzi. Non dimentichiamoci. Io l'aggiungo adesso, visto che comunque ho aggiunto la birra, si può aggiungere tranquillamente. Non l'ho fatto subito perché rischiereste di farle troppo salate, quindi meglio alla fine. Riaumentiamo un po' il fuoco. Perfetto. Chiudiamo per l'ultimo colpo di cottura e poi possiamo anche servire. Ragazzi, comunque passati i 15 minuti di cottura, 10 minuti anche bastano, comunque perché visto che a me ci è voluto molto almeno. E apriamo il coperchio perché se avete troppo sughetto, troppo liquido, non esce, diciamo, buono. Deve uscire un sughetto cremoso. Per uscire un sughetto cremoso dovete togliere il coperchio e far evaporare un po' la parte, diciamo, acquea. E il risultato, infatti, ragazzi, è questo. Non so se voi vedete bene, spero che vedete bene, aspettate, che mi devo vedere dall'iWatch. Sì, vabbè, quello no. Questo è il risultato. Questo. In 20 minuti, comunque, tutto. Avete le vostre polpette alla birra. È inutile che continua a cuocere, sono pronte. Adesso non ci resta che aspettare le polpette al sugo, che hanno bisogno di più cottura perché il sugo deve insaporirsi. Ci vediamo tra un 20 minuti all'incirca. A tra poco, ragazzi. In tutto ciò, ragazzi, le polpette hanno quasi terminato la loro cottura e come abbiamo fatto con quelle con la birra, cosa faremo? Aggiungeremo il sale, una manciata di sale e lasciamo ultimare la cottura, ragazzi. Allora, qua in teoria ha già finito, quindi se volete vedere, vi faccio vedere direttamente il risultato finale, che diciamo in teoria potrei già spegnerlo. Non lo spengo perché vorrei far stringere un po' il sugo. Questo è il risultato delle polpette al sugo, ragazzi. Questo è ottimo sia da mangiare così con il pane, quindi polpette e pane, o altrimenti potete fare una bella pasta e metterci su questo sugo con le polpette, diciamo, come contorno insieme al primo. Cioè, come contorno, in realtà, come secondo insieme al primo. E la ricetta di oggi è finita, ragazzi. Presto avrete nuove ricette, magari. Sto pensando di fare una ricetta che non è, diciamo, la solita ricetta. Spero di essere inquadrato bene. Non è la solita ricetta che, diciamo, potrei portare, ma è una ricetta particolare. E non è tanto una cottura, ma più che altro una preparazione per un primo. Diciamo, noi comunque ci vediamo la prossima volta, ragazzi, che credo sarà sabato prossimo. Vi ricordo come sempre di mettere un bel like al video se vi è piaciuto per supportarmi, per voi tanto non costa niente visto che è gratis. Iscrivervi al canale per i prossimi post, accendere la campanellina per avere le notifiche per i prossimi post futuri e non mi resta che augurarvi buon pranzo, buona cena o qualsiasi cosa, buon appetito per qualsiasi evenienza sia e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao ragazzi, alla prossima.